di chiudere stamattina. Abbiamo ancora poche cose da guardare. Credo che valga la pena di chiudere oggi e giovedì, così insomma, anche tutta la settimana prossima tranquilla per organizzarvi le vostre cose. Ok, abbiamo poche cose da dire ancora sulle pompe in generale. Sfrutteremo quelle che abbiamo detto per i compressori ancora, e pochissime sulle centrifughe, che è giusto un dettaglio che ieri non abbiamo fatto in tempo a guardare. Poi volevo fare un esercizio con il catalogo di un costruttore di bombe. Allora ragazzi, un dettaglio che ieri non avevo fatto in tempo a raccontarvi su queste pompe centrifughe. Il concetto è che queste pompe non sono cosiddette autoadescanti, salvo delle costruzioni particolari di cui appunto poi vedremo qualche esempio. Nel senso che se la pompa smette di funzionare per un motivo qualunque, si spegne, uno preme l'interruttore e ferma il funzionamento della pompa, allora, tranne il caso in cui la pompa si trovi, come si suol dire, sottobattente, così come potete vedere, negli altri casi, se per esempio viene posizionata, come tante volte abbiamo visto, a un'altezza superiore rispetto al serbatoio di aspirazione, la pompa ha bisogno di essere innescata. Cosa succede se io non prevedo qualche manovra, qualche intervento? Spengo la pompa, il liquido scende e si svuota il corpo della pompa, si svuota il condotto. Quando vado a riaccendere la pompa, mica è in grado di tirare su l'acqua, perché vi ricordo una cosa che abbiamo detto a livello teorico, abbiamo detto, se vi ricordate, diverse volte, che diciamo, le cose che diciamo a livello teorico poi non è che non servono, insomma, e ci spiegano chiaramente certi fenomeni. Abbiamo detto che se scriviamo l'equazione di Eulero, una forma qualunque, diciamo,
la più completa. Quante volte abbiamo detto che questa espressione, da cui poi dedotte le perdite abbiamo la prevalenza della pompa, quante volte abbiamo detto che questa espressione è, vedete, non dipende dal tipo di fluido trattato, e che questa quantità di lavoro scambiata tra fluido e macchina si può ottenere qualunque sia il tipo di fluido che la macchina sta elaborando. Però, non so se ricordate, abbiamo detto spesso come questo non vuol dire, quindi ho ottenuto una certa H, non vuol dire che l'incremento di pressione che si ottiene è lo stesso, perché appunto ci siamo trattenuti, ne abbiamo parlato a lungo, cioè chiaramente una cosa è l'energia di pressione, una cosa è l'incremento di pressione che dipende, vedete, linearmente dalla densità del fluido. Questo che cosa significa? Significa che quando questa tubazione si è svuotata d'acqua, quindi ci resterà dell'aria dentro, se una certa prevalenza, anche elevata, 50 metri, 100 metri, diciamo 100 metri di prevalenza, vengono conferiti all'aria che si trova nella tubazione quando si è svuotata dell'acqua, del liquido che conteneva, essendo la densità dell'aria quasi tre ordini di grandezza, quasi 1000 volte più piccola rispetto a 8-900 volte più piccola rispetto a quella dell'acqua, l'incremento di pressione che conferisce all'aria è piccolissimo, insomma, in grado di trasportarla per pochi centimetri. Okay? Quindi se abbiamo un tubo di aspirazione anche basso, ma anche diciamo di un metro, sicuramente la pompa non riesce a tirare su l'acqua. Questo è il punto che volevo sottolineare e che non avevamo fatto in tempo a vedere, e quindi bisogna trovare una soluzione. La cosa più banale evidentemente è quella di disporre di una valvola cosiddetta di ritegno, cioè che riesca a ritenere l'acqua, nel senso che quando automaticamente alla chiusura allo spegnimento della pompa una valvola che vada a chiudere questa comunicazione con l'aspirazione, con il tubo di aspirazione, in modo tale da evitare che questa possa svuotarsi. Questa diciamo è la cosa più semplice, più economica. Chiaramente presenta, per la sua semplicità, presenta qualche inconveniente, nel senso che a lungo andare si possono creare dipende sempre dalla qualità del liquido che trattiamo. Se come molto spesso accade, nel liquido ci sono disciolte sostanze minerali, sostanze solide che vengono comunque minimo trasportate da questo liquido, e dopo un po' di tempo finiscono per ostruire la sede di questa valvola, e quindi anche se parliamo di poche gocce che trafilano, se io la tengo spenta per 5 minuti funziona, ma se la lascio inattiva per una giornata, anche una goccia alla volta, quel tubo si svuota e quindi il problema si ripresenta.
Per cui sono altre soluzioni, sono o quelle di creare una sorta di serbatoio ausiliario che serve proprio, vedete, diciamo, se non posso montare per questioni di vincoli di tipo tecnico-costruttivi della struttura dove la devo montare, praticamente è come se mettessi sotto battente la pompa, come in questo caso. Se materialmente ho dei vincoli, perché qui sotto non ci posso andare, non posso sfondare un pavimento, una cosa, cioè, quindi sono costretto a metterla più in alto, allora potrei per esempio fare, diciamo, simulare l'azione del l'effetto sottobattente con questo piccolo serbatoio che si chiama proprio serbatoio di innesco, che serve soltanto per l'innesco della, della pompa. E, vabbè, e quindi è abbastanza intuitivo. Oppure anche la soluzione più sofisticata, e che in alcuni casi appunto è necessaria, e quindi che però chiaramente va a complicare un po', fa crescere il costo della pompa, perché la pompa a sua volta è dotata di una sorta di compressore che volgarmente viene definito ancora pompa, che in pratica, posizionato nel punto più alto della, della pompa stessa, estrae l'aria contenuta nel, nella tubazione e nel corpo pompa. Sia perciò, in realtà, siccome lavora sull'aria, si dovrebbe chiamare compressore, in gergo viene utilizzato questo termine poco corretto, ma diciamo che si chiama pompa a vuoto nel senso che abbassa, diciamo, non è che crea il vuoto 100%, ma insomma abbassa sensibilmente la pressione nel condotto, e quindi per il solito principio, se qua sopra spinge la pressione atmosferica e qua dentro c'è una pressione molto più bassa, compatibilmente con quelle altezze massime di aspirazione di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, la pompa, diciamo, si innesca, e quindi, diciamo, è una pompa munita di questa pompa, a sua volta pompa ausiliaria, cosiddetta pompa a vuoto, che serve per, soltanto per l'avviamento. Nel momento in cui c'è un dispositivo automatico, nel momento in cui le prime gocce d'acqua passano attraverso questa valvola di sfogo, quella attraverso la quale si manda via l'aria, appena passano le gocce d'acqua, praticamente c'è un sensore che se ne accorge, spegne la pompa a vuoto e inizia il funzionamento regolare della pompa centrifuga. Chiaramente, insomma, il tutto viene venduto in un unico prodotto, quindi l'insieme di queste due pompe, il motore, tipicamente il motore elettrico che l'aziona, e quindi, diciamo, è qualcosa che ha un costo leggermente più elevato data la maggiore complessità. Questo, chiaramente tutto questo riguarda una pompa che sta funzionando quando si ferma e poi riparte. Non stiamo parlando della, di quando è nuova, cioè della prima accensione. È chiaro che nel caso della prima accensione, in qualche modo, diciamo, ho una soluzione di questo genere, o appunto metto in funzione questa pompa nuova. È chiaro che in questo caso e in quest'altro, in qualche modo devo innescare anche manualmente, insomma, con un secchio, non lo so, insomma, devo riempire quella, tubazione. Tutte queste considerazioni, questi tre interventi possibili, chiaramente si riferiscono a un funzionamento di regime, quindi a un'interruzione e a una ripresa, e non al primo avviamento di una pompa nuova inserita per la prima volta in un impianto. Ok?
Molto bene, questo era credo l'ultimo dettaglio sulle pompe centrifughe. Insomma, come avete visto, ci siamo trattenuti parecchio su questa macchina, su questo tipo di macchina, e quindi possiamo archiviare anche questo argomento. L'invito è il solito: se avete un dubbio qualunque sulle queste pompe, un dubbio che avete maturato nei giorni scorsi, stamattina, non so quando, prima di voltare pagina possiamo tranquillamente rivedere qualcosa che vi sia sfuggito. Tutto ok. Va bene, e allora, come dicevamo, voltiamo pagina. Voltare pagina significa appunto darvi solo delle informazioni a questo punto, cioè dal punto di vista teorico non aggiungiamo molto, nel senso che questa volta in analogia, qui ritorna l'analogia con i compressori, dobbiamo soltanto descrivere, vi devo solo presentare e descrivere un attimo altre tipologie di pompe. Sempre nel campo delle pompe dinamiche, così come queste centrifughe, più o meno al pari del compressore, possiamo aggiungere che quando le portate crescono di molto, come più volte abbiamo detto, la pompa centrifuga oggi ha avuto una grossa evoluzione, andando a ricoprire, a invadere un po', diciamo, i campi di applicazioni tipici delle pompe, di alcune pompe volumetriche, e verso le piccole portate e anche nel caso delle grandi portate, tramite alcune soluzioni impiantistiche riesce anche a smaltire portate molto elevate. Quando queste portate diventano però ancora più grandi, è necessario prevedere un flusso che subisca, anche per una questione di rendimento della pompa, che subisca delle minori deviazioni. Come sapete, la pompa centrifuga è in grado di conferire elevate prevalenze anche in un singolo stadio al fluido, proprio perché attua delle deviazioni sul flusso piuttosto forti, e queste, come ci dice Aurero, riescono a conferire al fluido prevalenza elevata. Quando la prevalenza richiesta è dell'ordine di qualche metro, decine di metri, non di più, ma le portate sono molto grandi, si passa alla pompa dinamica a flusso assiale, così, diciamo, la stessa logica che abbiamo visto quando abbiamo presentato i compressori assiali. La differenza sta semplicemente dal punto di vista delle applicazioni, nel senso che il compressore assiale, a suo tempo dicemmo, dato soprattutto il più elevato valore del rendimento rispetto al compressore centrifugo, è utilizzato in tutte quelle applicazioni dove il valore del rendimento ha un peso consistente, e quindi per esempio negli impianti di produzione dell'energia, negli impianti motori termici che abbiamo studiato, quindi quegli impianti con turbina a gas, come abbiamo visto, sia per applicazioni aeronautiche sia per produzione di energia elettrica, nel 99% dei casi quelli impianti motori con turbina a gas sono macchine, sia il compressore sia la turbina, a flusso assiale. Quindi, diciamo, da un punto di vista della diffusione, della probabilità di imbattersi
in un compressore assiale le probabilità sono decisamente elevate, proprio perché appunto qualunque propulsore aeronautico, qualunque aereo che voi vedete su una pista di, di un aeroporto, da quello più piccolino a quello più grande, civile o militare che sia, l'impianto con turbina a gas che gli serve per la propulsione è sicuramente composto da macchine a flusso assiale, quindi come numeri, come potete immaginare, siamo oltre la... Mentre invece le pompe assiali, come dicevo, non se ne incontrano tantissime, proprio visti i pregi delle pompe centrifughe, delle quali abbiamo parlato per così tanto tempo. Servono appunto in quelle circostanze in cui le portate da smaltire sono molto grandi, per esempio quando si deve svuotare un impianto, un bacino, le pompe cosiddette idrovore, no? Quelle che devono un bacino artificiale per un motivo o per un altro deve essere svuotato, trovano applicazioni queste pompe, i bacini di carenaggio, si chiamano così, delle navi, che sono degli invasi dove appunto per fare delle lavorazioni sulle navi, si portano praticamente all'interno dell'equivalente di un capannone, che però appunto deve essere allagato, quindi viene allagato artificialmente e poi svuotato in alcuni momenti per consentire l'accesso a alcune zone di questo bacino. E queste pompe appunto, che quindi amate a questo tipo di impiego, di solito sono pompe assiali. La pompa assiale si presenta, come vedete qui, come potete vedere, ricorda abbastanza una turbina assiale, vedete, o ad elica, come le avevamo chiamate, chiaramente dove il flusso rispetto a quello della turbina va nel senso opposto, cioè viene elaborato dalla girante e poi inviato a un diffusore palettato, dove troviamo anche qui, diciamo, un numero di pale. La differenza con il compressore assiale è che le pale sono meno, molto meno numerose, più spesse, più robuste, e servono appunto per conferire ulteriore incremento di pressione al liquido, perché nel rotore assiale ricevono sia energia di pressione sia energia cinetica, la quale poi alla fine viene convertita in ulteriore incremento di energia di pressione. Anche in questo caso esistono due versioni, nel senso che queste, come tutte le macchine assiali, come tutte le macchine dinamiche in generale, risentono fortemente della condizioni di esercizio, nel senso che una cosa che abbiamo detto 100 volte, che diciamo, il rendimento della macchina è molto variabile in funzione della portata smaltita, perché in funzione della portata evidentemente cambiano le condizioni di efflusso, cambiano le velocità assolute, relative tra macchina e fluida, cambiano quelli che abbiamo visto, triangoli di velocità, e quindi le condizioni ottimali di funzionamento vengono studiate basandosi su un valore di portata, a cui corrisponderanno certi valori delle velocità, e si disegnano quelle pale in modo tale da avere con quella portata il valore massimo del rendimento.
Questa cosa è vera, come abbiamo detto tante volte, per tutte le macchine dinamiche. Le macchine assiali sono caratterizzate dal fatto che sono un po' più sensibili a queste variazioni di portata, per cui diciamo, se rispetto alla portata di progetto la poppa assiale ha un rendimento massimo di un valore, a piacere oggi, diciamo, 80%, 81%, 82%, in alcune condizioni, diciamo, bastano variazioni non troppo marcate sulla portata per far crollare questo rendimento al 70%, al 65%, al 63% e via discorrendo. E in analogia con quello che abbiamo visto con la turbina assiale, che abbiamo chiamato turbina Kaplan, anche per le pompe, data la similitudine proprio costruttiva, è possibile adeguare l'angolo di calettamento dell'elica che costituisce le pale rotoriche alla portata effluente, in modo tale da limitare proprio questa caduta di rendimento che si verifica nel momento in cui andiamo a regolare la portata. Quindi, diciamo, pompa assiale tipo Kaplan, così vengono definite, e sono caratterizzate da curve caratteristiche interne un po' particolari, cioè che possono avere un andamento fatto in questo modo, e spesso appunto il costruttore, come abbiamo visto più volte, taglia tutto questo ramo e vi presenta soltanto un ramo fatto in questo modo qui, e come al solito si possono avere tante curve di questo genere al variare della velocità di rotazione e altrettante, diciamo, al variare dell'inclinazione delle pale rotoriche, appunto, che si possono aggiustare in funzione della portata per allargare la zona. Tipicamente qui avremo una zona abbastanza ristretta di rendimento massimo, che questa zona appunto si può allargare se vengono adeguate l'angolo di calettamento delle pale rotoriche viene adeguato alla portata elaborata dalla pompa. Sono caratterizzate da l'andamento, l'abbiamo visto ieri, di questo tipo per quanto riguarda anche la potenza in funzione della portata smaltita, e quindi, diciamo, se si deve regolare la portata può essere conveniente la tecnica del bypass, perché, come abbiamo visto ieri, con la tecnica del bypass, se riduciamo la portata che facciamo giungere all'utilizzatore, però nel fare questo con la tecnica del bypass facciamo anche aumentare la portata elaborata dalla pompa. Se la curva di assorbimento della potenza ha questo andamento, diciamo, questa tecnica può essere vantaggiosa rispetto a quella dello strozzamento della mandata della pompa. Ok. Vabbè. E quindi, come vi dicevo, altro non poco
come abbiamo fatto per i compressori, diciamo tutto lo sforzo per quanto riguarda la teoria della fluidodinamica di queste macchine l'abbiamo fatto già all'inizio e diciamo abbiamo adoperato le macchine che più comunemente sono impiegate, cioè sia i compressori sia le pompe centrifughe, e in questo caso quindi ci resta poco da aggiungere, salvo che appunto presentate insomma queste macchine, giustamente riportarle alla vostra attenzione. E quindi diciamo sulle pompe centrifughe abbiamo parlato tanto, le pompe assiali le abbiamo appena presentate. In questo modo diciamo il panorama, abbiamo esaurito il panorama delle pompe dinamiche, ok? Come sapete, come intuite, al pari dei compressori, anche per le pompe è possibile ottenere trasferimento di lavoro dalla macchina al fluido semplicemente sfruttando il principio della variazione di volume a cui andiamo a sottoporre il nostro fluido, cioè il principio di racchiudere un fluido all'interno di un volume di controllo e quindi prima di tutto introdurre il fluido all'interno della macchina, farne variare, nel senso di ridurre il volume a sua disposizione per provocare un incremento di pressione. Ne abbiamo parlato di questo sistema per quanto riguarda i compressori, cioè macchine operatrici che lavorano su un fluido aeriforme. Dal punto di vista teorico il principio è uguale anche per le pompe, e quindi diciamo c'è tutta la categoria delle pompe volumetriche, ovvero quelle pompe che aspirano, introducono mediante aspirazione il liquido all'interno del corpo della macchina, poi chiudono la comunicazione con l'esterno, effettuano la trasformazione, che significa appunto ridurre il volume a disposizione del fluido, in tal modo la sua pressione cresce, quando raggiunge il valore desiderato si apre in maniera comandata o in maniera automatica, si apre la valvola di mandata ed il liquido viene appunto inviato alla mandata, e quindi il classico funzionamento non stazionario con la mandata discontinua tipica delle macchine volumetriche, ma credo che questi concetti ormai vi siano familiari, abbiamo parlato, abbiamo discusso con calma, in particolare per quanto riguarda parlando del compressore alternativo, ricordate? E quindi diciamo ci limitiamo anche in questo caso piuttosto rapidamente a ricordare un attimo i due tipi principali, così come abbiamo visto per i compressori la variazione di volume può ottenersi classicamente nel sistema cilindro pistone, che non c'è bisogno di commentare o descrivere, cioè ormai è familiare, quindi la pompa volumetrica alternativa, oppure così come abbiamo visto quegli strani compressori con i lobby, le palette, la vite, la madrevite, la spirale, il compressore scroll, eccetera. Esattamente allo stesso modo
si possono provocare queste variazioni di volume anziché tramite il moto alternativo di uno stantuffo all'interno di un cilindro, attraverso il moto rotativo di alcuni organi mobili. E quindi parleremo delle pompe volumetriche rotative. I vantaggi di queste rispetto alle alternative sono gli stessi che abbiamo enumerato quando abbiamo parlato dei compressori, cioè sostanzialmente l'assenza del moto alternativo significa che il principale problema delle macchine alternative sono le forze d'inerzia, no? Ormai l'abbiamo detto più di una volta, sia a proposito dei motori a combustione interna alternativi, sia a proposito dei compressori alternativi, e altrettanto quindi per le forze d'inerzia che derivano dal fatto che necessariamente questo stantuffo che si muove in modo alternativo, quindi con velocità continuamente variabile, a cui corrisponde questa variazione imposta quindi dalla continua accelerazione o decelerazione di questo stantuffo, a cui corrispondono delle forze esercitate sulla struttura della macchina che vengono trasmesse al basamento della macchina, alla struttura che la deve sorreggere, e quindi questo significa farsi dei calcoli sulla struttura, quindi questa complicazione significa vibrazioni, significa rumorosità e significa appunto una mandata molto discontinua, okay? Per cui o si accetta questo flusso discontinuo oppure bisogna ricorrere a quegli accorgimenti che sono ulteriori applicazioni, complicazioni, tipo appunto creare un bombolone, nel quale andare a smaltire queste differenze di pressione e prelevare il liquido direttamente da questo serbatoio in pressione. Okay? Ciò detto, il diagramma di riferimento teorico rispetto a quello del compressore, la differenza sta nel fatto che lì facevamo una compressione di questo tipo, una compressione più o meno adiabatica, ma evidentemente io riduco il volume a disposizione del fluido, ne aumento la pressione. Il liquido, si dice, è incomprimibile, quindi non dovrebbe variare il suo volume. In realtà variazioni piccole ma non nulle ci sono, e quindi quando appunto lo stantuffo riduce il volume a disposizione del liquido, l'andamento è quello che vediamo riportato su questa figura qui più realistica. A fine completo, come dicevamo, raggiunta la pressione di mandata, questa rappresenta proprio la fase di mandata. Si apre la valvola, appunto, che può essere automatica con una molla tarata in funzione della pressione, quindi che si desidera avere nella tubazione di mandata. Quando viene raggiunta questa pressione, automaticamente vince la resistenza della molla, la valvola si apre ed effettuiamo la mandata, teoricamente secondo la 2-3, nella realtà secondo la 2'-3', considerando le perdite di carico, le oscillazioni di pressione che si ottengono nel sistema pompa condotti di aspirazione e mandata. Per cui diciamo quello è il diagramma di riferimento, chiamiamolo, del funzionamento di una pompa volumetrica alternativa. Nel caso reale abbiamo un andamento del tipo di questo riportato sulla nostra destra. Quindi non abbiamo neanche da aggiungere sulle pompe volumetriche alternative.
soltanto un particolare, appunto, quando le adoperiamo queste pompe che hanno tutti questi difetti, le adoperiamo nel caso in cui abbiamo bisogno di piccole portate, anche piccolissime a volte, ma a cui dobbiamo conferire incrementi di pressione elevati, molto elevati. E quindi sembrerà strano, ma diciamo in una forma un po' più sofisticata rispetto a questo, ma sfruttano questo principio milioni di applicazioni, insomma, di pompe che basate su questo principio. Insomma, da una parte ho detto che sono poco diffuse, dall'altra poi parlo di milioni, perché in un campo particolare sono diffusissime. Mi riferisco agli iniettori dei motori, sia alcuni a accensione cavata, ma praticamente dei motori diesel sostanzialmente, i quali proprio richiedono che cosa? Portate da iniettare di volta in volta, parliamo di gocce di combustibile da iniettare, quindi di qualche centimetro cubo per ogni iniezione, ma con pressioni, i moderni sistemi di iniezione raggiungono pressioni di iniezione dell'ordine dei 2000 bar. Non esiste una pompa nel mondo in grado di arrivare a 2000 bar che non sia appunto una pompa volumetrica, insomma, è l'unica in grado che sfrutta questo principio. Ripeto, se lo vedete, se la vedete, quella pompa è un po' diversa, un po' più sofisticata rispetto a questa, però diciamo tutto sommato il funzionamento di base è sempre di questo tipo qua. E considerate quanti iniettori ci sono per ogni motore pluricilindrico, considerate quanti motori diesel ci sono in giro per il mondo, ecco perché diciamo troviamo milioni di queste applicazioni, però appunto in un settore piuttosto particolare. È chiaro che non si limitano a quello, in tutti i settori, appunto anche in alcune industrie chimiche per la produzione di alcuni prodotti di sintesi, tipo la sintesi dell'ammoniaca, insomma, dove c'è bisogno di pressioni così elevate, con portate piccole o medie industriale, si ricorre ancora alle pompe alternative, volumetriche alternative. Appena le pressioni di mandata lo consentono, quindi portate comunque piccole tali da non giustificare ancora l'impiego di una pompa centrifuga, anche se vi ho già detto e lo ripeto, la pompa centrifuga ha invaso un po' il campo delle pompe volumetriche. Esistono pompe centrifughe molto piccole di dimensioni, semplificate, perché non hanno il diffusore palettato, vi ricordate l'immagine, hanno solo la girante e la voluta a chiocciola, e sono appunto le pompette più semplici, più piccole, e che hanno appunto, vanno a ricoprire un tipico campo di applicazione delle pompe volumetriche non alternative ma rotative, cioè come abbiamo visto per i compressori, ecco qui ne vediamo una, e vi ricordate queste immagini, queste si chiamano pompe, abbiamo visto per i compressori, ma vedete l'architettura è molto simile, per non dire identica, abbiamo chiamate, li chiamavamo compressori, queste sono pompe a lobby dovute appunto alla geometria di queste macchine. In generale, quindi, come per i compressori, abbiamo visto quelle diverse possibilità di creare, il principio è sempre lo stesso, mettere, facciamo finta da questa, l'aspirazione in contatto con il volume più grande creato dal moto rotatorio di questi due rotori a lobby,
okay? In modo tale da creare una depressione all'interno della macchina che consenta l'aspirazione del fluido. Fluido, una volta introdotto, sempre seguendo questo moto, si riduce il volume a disposizione e quindi se ne provoca l'incremento di pressione e lo si quindi quando raggiunge questa pressione desiderata viene, diciamo, inviato alla mandata da quest'altra parte. In generale, li riassumo rapidamente perché un pochino c'eravamo già un po' più a lungo, c'eravamo tratte non molto, ma un pochino di descrizione l'avevamo già fatta parlando dei compressori volumetrici rotativi. Diciamo, i vantaggi rispetto a quelle alternative, insomma, sono evidenti, sono la scomparsa del moto alternativo e quindi delle forze di inerzia. Quindi è più facile montare in qualunque posizione, collocare una macchina di questo genere rispetto ad una alternativa. Questa risulterà più silenziosa, non c'è bisogno delle valvole, come dire, quindi molto semplice, molto facile da realizzare, ma anche come manutenzione. Se qui appunto si crea, diciamo, una tolleranza, dipende dal progetto, ma diciamo che non presenta strisciamento tra questi due rotori, non c'è neanche bisogno di lubrificazione, il che oltre a semplificare la manutenzione è anche importante perché consente di non contaminare il liquido che devo trattare, non so se rendo l'idea. Se devo trattare un liquido che deve avere certe caratteristiche, se fossi costretto alla lubrificazione andrei con l'olio lubrificante, andrei a contaminare quel liquido. Invece in alcune di queste applicazioni dove non c'è bisogno di lubrificazione c'è questo ulteriore vantaggio. Possono girare a velocità di rotazione ben più elevate rispetto a quelle delle macchine alternative, sempre per la mancanza dell'assenza delle forze di inerzia e quindi questo consente di avere delle macchine più piccole, più compatte, più veloci diciamo con un collegamento diretto al motore che le aziona senza necessità di interporre un riduttore di giri per esempio e quindi con vantaggi di questo genere. In più, diciamo, la mandata è molto più regolare, cioè le oscillazioni di pressione alla mandata sono più contenute rispetto a quelle della macchina alternativa. Ok, però rispetto ai compressori una piccola cosa la vorrei aggiungere queste macchine, cioè oltre a questi vantaggi classici di cui abbiamo parlato, che sono in comune con quelli che abbiamo elencato parlando dei compressori, per le pompe, quindi che adoperano dei liquidi, c'è anche un altro particolare. Noi qui vediamo un po' di immagini. Quello che vi dicevo prima a voce sul concetto di come appunto una pompa volumetrica rotativa a lobby può funzionare, ma queste figurine le avevamo già viste per i compressori, ecco perché le sto trattando abbastanza rapidamente. Ok, queste sono appunto le altre, le cosiddette a vite, si presentano in questo modo, quindi c'è tutta quella famiglia, tutta quella tipologia, e qua si vede il funzionamento della pompa volumetrica ad ingranaggi, e il concetto è sempre lo stesso, quindi possiamo fare i lobby, possiamo fare gli ingranaggi, possiamo fare questa è una buona immagine, vedete, si vede bene, l'abbiamo vista anche per i compressori, queste palette con questo rotore
eccentrico rispetto alla cassa della macchina, queste palette che escono automaticamente appena c'è lo spazio, cioè il volume a disposizione, spinte dalla forza centrifuga, e poi chiaramente vengono ributtate all'interno nel momento in cui il volume si restringe. In questa maniera appunto si creano dei vani con dei volumi, come potete vedere, variabili, ed è questo il principio appunto di funzionamento. Questo è il principio della vite e della madrevite. Una cosa buffa è che in alcuni casi, insomma, le dimensioni di queste macchine possono essere notevoli. Ecco qua, questo, insomma, qui c'è un camion, un'automobile, insomma, guardate questo rotore che dimensione ha, evidentemente per poter smaltire una portata più ampia. Vabbè, questa è una particolarità di cui poi parleremo. Ok, diciamo, torniamo un attimo indietro. Ok, vi stavo accennando al discorso che stavo dicendo rispetto ai compressori. Queste macchine volumetriche rotative, hanno un altro importante vantaggio, insomma, una carta da giocarsi, insomma, dove le troviamo a prima. Il punto è che noi, quando parliamo di pompe, diciamo il fluido, il liquido, eccetera, pensiamo sempre all'acqua, no? Se no all'acqua, insomma, che ne so, all'alcol, insomma, una cosa di questo genere qua. Però esistono pure tutta una serie di fluidi, cosiddetti pseudoliquidi o non newtoniani, insomma, cosiddetti fluidi ad alta, elevata viscosità. Ok? Immaginate. Che ne so, un sapone liquido, diciamo, è diverso dall'acqua, no? Insomma, una crema, insomma, una crema da adoperare in farmacologia o in campo cosmetico, eccetera, o in campo alimentare, e via discorrendo. E evidentemente c'è bisogno di trattare queste cose, insomma, per cui c'è bisogno, non lo so, il dentifricio. Secondo voi come ci finisce il dentifricio dentro al tubetto del dentifricio? Ci sarà qualcosa che lo spinge? E questo qualcosa è una pompa particolare, una pompa di quel tipo. La Nutella nel vasetto della, mica c'è il signor Ferrero che col cucchiaio va là e riempie il baratto e poi ci mette il tappo sopra. E le macchine adatte ad adoperare questi fluidi. Quindi io direi appunto, ma ste macchine non l'ho mai viste, queste pompe volumetriche, rotative, eccetera. In realtà invece, come vi dicevo, le applicazioni ce le hanno. Immaginate appunto a tutte queste aziende che hanno bisogno di inscatolare questi prodotti. E qui appunto abbiamo degli esempi, insomma, in campo, vabbè, parlando delle bevande, insomma, vabbè, una birra, il latte, il liquore, insomma, il vino assomigliano un po' all'acqua, e quindi diciamo, però appunto in campo alimentare, appunto, diciamo, varie creme, cioccolata, appunto, la Nutella, la maionese, la marmellata, il miele e via discorrendo, per metterli nei loro contenitori hanno bisogno di pompe volumetriche rotative. Proprio fra le più usate sono queste qua, le pompe volumetriche ad ingranaggi, per questo tipo di applicazione, mentre quelle pompe a lobby, vedete, vengono spesso utilizzate per queste altre applicazioni, insomma. Quindi, no, per dire che appunto uno pensa alla pompa, dice vabbè, il liquido, il fluido trattato dalla pompa, immediatamente pensa all'acqua.
come potete vedere, insomma, sono tanti i fluidi che devono essere elaborati, e chiaramente una pompa centrifuga non si presta a lavorare la crema, il sapone, lo shampoo e via dicendo. Ok? Questo era un po' per... E per finire, sono l'ultima cosa, esiste una pompetta particolare, aveva anche l'animazione, però avrei bisogno del computer, non vale la pena, giusto per farvi vedere questo cartone animato, faccio vedere solo la foto, comparsa prima. Questa pompa particolare, fatta con questi tre lobby che vanno a comprimere un condotto, questa si chiama pompa peristaltica. Okay, sapete che cos'è la peristalsi? La peristalsi è quella funzione che avviene naturalmente nel nostro nel corpo umano, fisiologicamente, nel nostro sistema circolatorio. Praticamente è appunto il modo per il quale il sangue circola dalla pompa cuore e arriva però fino agli organi periferici, fino alle dita della mano o quelle del piede, nel senso che le arterie, che le vene che portano il sangue, in pratica si contraggono e si dilatano, sempre assecondano appunto la botta di pressione che arriva dal cuore, e in questo modo, diciamo, per variazioni di volume che conferiscono al sangue, riescono a farlo arrivare diciamo anche nel sistema cosiddetto periferico. Tant'è che le persone un po' anziane, io non ci sto avvicinando, diciamo, le vene purtroppo perdono questa elasticità, si sclerotizzano, si dice, quando perdono si fa la sclerosi e quindi si parla di arteriosclerosi, quindi sclerosi dell'arteria, che significa proprio questo, che ha perso questa funzione, e quindi il sangue comincia a circolare meno bene anche al cervello, e perciò il professore si sta un po' rimbambendo, perché purtroppo la mia peristalsi non funziona più, per il momento ancora no, ma insomma, se ci fanno andare in pensione, ci sarà un motivo per il quale una volta si andava in pensione a una certa età, invece adesso l'allungano, ho capito, però non è potere fare lezione e raccontare tutte le fesserie, perché così ha deciso il ministro, vabbè, insomma, io capisco i discorsi economici, però teniamo presente pure la peristalsi, insomma. Ok, per applicazioni chiaramente in campo chirurgico, ecco, vedete, esiste, insomma, in cui c'è la circolazione artificiale, sapete, ci sono dei casi in cui praticamente materialmente si scollega il cuore dal resto del sistema circolatorio, e chiaramente per tenere in vita il paziente occorre questa circolazione artificiale, e quindi il sangue deve essere comunque pompato nel sistema circolatorio della persona, e chiaramente la pompa che deve fare questa cosa è una pompa che non può chiaramente distruggere i globuli che stanno all'interno del sangue, insomma non può alterarli, li deve trattare con una certa delicatezza, appunto simulando questa funzione naturale delle vene, quindi si chiama appunto pompa peristaltica, che, diciamo, con una certa delicatezza comprime e espande quei condotti, okay, che passano qua dentro e produce, diciamo, questa variazione di volume che consente l'incremento di pressione sufficiente alla circolazione sanguigna. Piccola curiosità.
Diciamo che con la pompa peristaltica possiamo considerare concluso, insomma, questo capitolo sulle pompe. Quindi se ci sono domande, come al solito, mi fa piacere parlarne, altrimenti facciamo una piccola pausa e poi proviamo a vedere, appunto, torniamo alle pompe centrifughe e vediamo come si interagisce con, abbiamo visto parecchie immagini con il nostro proiettore, come si interagisce con un catalogo proposto da un costruttore.